Buonasera a tutti, Stefania Stucci, Oncologia Policlinico di Bari. Benvenuti a questo appuntamento con il mercoledì dell'Oncologia IOM. Oggi tratteremo un argomento, un topic molto interessante, il microbiota, una nuova frontiera in oncologia. Innanzitutto porto i saluti del coordinatore del Working Group IOM Giovani, Federica Marmorino, e di tutti i componenti del gruppo IOM Giovani. Ci abbiamo tenuto a affrontare questo topic Questo topic. sul microbiota. Ecco, vedo il professor Beretta, il professor Cinieri. Dunque, allora, il microbiota è un ecosistema complesso, contenente più di 3 milioni di geni che sicuramente insieme al genoma regolano molte funzioni. Negli ultimi anni si è valutata appunto la correlazione tra microbiota e patogenesi del cancro, ma non solo, abbiamo visto anche correlazioni appunto tra microbiota e anche in predittività di risposte agli agenti immunoterapici, quindi con altre questioni relative anche all'utilizzo di antibiotici, ma affronteremo poi durante questo pomeriggio insieme. Discuteremo e condivideremo assolutamente tutte le novità. Oltretutto abbiamo l'onore di avere tra i nostri relatori dei giovani esperti di elevato livello nazionale ed europeo, quindi ne siamo onorati. Lascio la parola al presidente IOM che vedo collegato, il professor Beretta, al presidente eletto, professor Cinieri, e poi passo la parola anche ai moderatori. Prego, prof. Buon pomeriggio a tutti. In realtà io sono un abusivo, nel senso che non sono nel programma, ma mi sembra bella cosa essere sempre presente all'inizio di questi eventi, anche per la grossa partecipazione che di solito abbiamo sempre. Quindi IOM è molto soddisfatta di come stanno andando gli eventi. Quindi io mi limito a salutarvi, poi purtroppo ho un'altra riunione, ormai le riunioni Zoom stanno diventando un disastro e quindi mi allontanerò e ritornerò eventualmente verso la fine, ma ho chiesto a Saverio di esserci lui come rappresentante della presidenza IOM. Quindi un saluto e un buon lavoro a tutti. In realtà io ero qui solo per salutare perché il Presidente non era sicuro di collegarsi e vi saluto, vi ringrazio. Abbiamo organizzato webinar fino a settembre, ma probabilmente andremo avanti perché è una formula che è piaciuta molto. In questo momento ci sono 11 membri della faculty, 67 spettatori, per cui non perderei ulteriore tempo. Ricordo a tutti, ed è scritto anche sul programma, che chi non potesse collegare può diffondere l'informazione sulla pagina YouTube di IOM TV. Buon lavoro, disattivo audio e video e vi ascolto. Grazie, prof. Allora, dunque, entriamo nel vivo dell'argomento e non mi dilungo ulteriormente anche io, lascio la parola al professor Marchetti come moderatore e al dottor Pedersoli. Non hanno bisogno di presentazione, per cui prego, prof, a lei l'onore di presentare i nostri giovani relatori. Grazie infinite e grazie soprattutto ad IOM Giovani per avermi dato la possibilità di ascoltare tre persone con le quali ho collaborato a titolo diverso in questi ultimi anni. Ringrazio soprattutto Andrea Botticelli per la pazienza che ha nel seguirmi nonostante i tanti impegni assistenziali, didattici e di ricerca, perché essendo un ricercatore universitario deve assolvere anche a molteplici incarichi accademici, quindi lo ringrazio in modo particolare. Ringrazio Pamela Pernocchi per la collaborazione in atto con la dottoressa Putignani e ovviamente Lisa De Rosa per averci dedicato del tempo sottraendolo ai suoi molti impegni in Francia, a Parigi. Questo del microbiota è uno degli argomenti che mi ha maggiormente affascinato negli ultimi anni, partendo dalle prime osservazioni che abbiamo avuto modo di portare avanti come gruppo di ricerca e tanto per ricordarvi da dove partiamo. Qualche anno fa, dopo la mia prima relazione sul microbiota, questo sconosciuto, era questo il titolo che avevo utilizzato per questa presentazione,
un collega oncologo mi disse: pur di farti notare, ti sei messo a parlare di M, puntini, puntini. Quindi questo per far capire come si considerava il microbiota quasi un appendice inutile, modulabile con qualche yogurt per riuscire a mantenere una adeguata funzione dell'alveo. Ovviamente la situazione è molto più complessa e qualche anno fa, parlando con un famoso cardinale in Vaticano, molto esperto di scienza e di rapporti con il mondo della ricerca, gli dissi che molto probabilmente il buon Dio in realtà aveva creato il microbiota e non l'uomo, e che poi il microbiota si era scelto questo mezzo per essere portato in giro e per poter garantire una sopravvivenza, stante l'enormità di funzioni che stiamo scoprendo del microbiota. Dopo questa prima fase abbiamo iniziato con Andrea Botticelli a cercare di capire se le modificazioni del microbiota potevano avere una funzione diversa in determinate patologie oncologiche, e dopo una prima fase di cui oggi vi parlerà, volta a valutare le modificazioni anche del metabolismo di farmaci normalmente impiegati nella pratica clinica, che molto spesso giustificano quei quadri di tossicità apparentemente inspiegabili, perché in medicina in genere è inspiegabile quello che non si conosce, perché poi tutto ha in realtà una spiegazione, questa prima o poi viene fuori, ma si è aperto poi l'enorme campo della immunoterapia e delle correlazioni tra modificazioni di microbiota e immunoterapia, di cui sentiremo parlare dalla dottoressa De Rosa, e infine siamo arrivati a capire che non è tanto chi si trova intorno al tavolo che detta le regole ed è importante conoscere, quanto il tipo di comunicazione che hanno quelli che sono seduti intorno allo stesso tavolo, e quindi il passaggio dalla metagenomica e quindi dalla individuazione delle diverse componenti e dei diversi ceppi a quella che è la metametabolomica, e quindi a come questi diversi microorganismi che occupano il nostro spazio vitale più che convivere con noi, perché sicuramente convivono con noi ma occupano il nostro spazio vitale e non come spettatori inerti, ma producendo una quantità importantissima di proteine che l'uomo non è in grado di produrre e che interferiscono e modificano in maniera significativa la nostra attività, e di questo ci parlerà Pamela Vernocchi. Quindi vedete quanto complessa è l'articolazione di questo pomeriggio, quindi ringraziando ancora Ion Giovani per avermi dato l'opportunità di partecipare ad una iniziativa così importante, do la parola a Filippo Pedersoli per la sua presentazione e il suo saluto. Grazie mille professor Marchetti, anch'io mi associo alle parole già espresse dal professore nel ringraziare IOM e IOM Giovani per il gentile invito, di cui sono onorato. E Feuerbach nell'Ottocento aveva scritto che siamo ciò che mangiamo, sicuramente in un'altra veste, sicuramente con un altro significato. Non avrebbe mai pensato che questa frase oggi si sarebbe utilizzata anche riguardo il microbioma, di cui allora si sapeva poco se non nulla, diciamo così. E non voglio dilungarmi oltre nell'introdurre l'importanza del microbioma e microbiota oggi nell'oncologia come in tante altre sfere della medicina, poiché il professor Marchetti ha già pienamente introdotto l'argomento. Vorrei solo ricordare alle persone che sono collegate a questo webinar che al termine delle tre presentazioni ci sarà spazio per la discussione. Noi siamo più che contenti di riferire e riportare le vostre domande, le vostre curiosità ai nostri tre relatori di oggi. Potete quindi comunicare direttamente con noi attraverso la chat e la sezione Q&A, e noi ci occuperemo di portare le vostre domande ai nostri relatori.
Quindi senza rubare ulteriore tempo alle presentazioni che sono sicuro saranno interessantissime, cederei la parola al primo dei nostri relatori, al dottor Andrea Botticelli, che ci parlerà del ruolo del microbiota nella carcinogenesi. Grazie mille. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio innanzitutto il professore per la presentazione, ringrazio Filippo e ringrazio ovviamente IOM per l'opportunità di questo pomeriggio di condivisione insieme. Io ora inizieremo a parlare insieme di quello che è il ruolo del microbiota nella carcinogenesi, facendo un piccolo passo indietro su quello in realtà che è lo scenario estremamente luminoso che stiamo vivendo in questo periodo, che è lo scenario della medicina di precisione, della medicina personalizzata, che nasce di fatto da un'esigenza clinica, ovvero dalla consapevolezza che esiste una importante variabilità nella risposta ai farmaci. Quindi a parità di stessa diagnosi, di stessa prescrizione, noi abbiamo pazienti che hanno tossicità ma anche beneficio dai farmaci, abbiamo pazienti che hanno solamente tossicità e nessun tipo di beneficio, la peggiore del gruppo dei nostri pazienti, abbiamo pazienti che non hanno tossicità e hanno beneficio, che è il migliore del gruppo dei nostri pazienti, e poi abbiamo pazienti in realtà che non hanno né tossicità né beneficio, e quindi sono i pazienti in cui in realtà stiamo solamente perdendo tempo. Da questo tipo di consapevolezza nasce la necessità di identificare i pazienti che sono responsivi o resistenti a un trattamento e i pazienti che svilupperanno meno tossicità. Quando personalizziamo un trattamento nella nostra pratica clinica lo facciamo sul paziente, sul tumore, sui farmaci, e vedremo poi cosa stiamo dimenticando, perché oggi sul paziente siamo diventati piuttosto bravi, personalizziamo su quella che è l'età, su quelle che sono le comorbidità, lo stato funzionale, su quello che è lo stato sociale, quant'è la compliance del paziente ai trattamenti che proponiamo, su quella che è la composizione della massa magra e della massa grassa. Oggi siamo consapevoli del fatto che il muscolo metabolizza i farmaci e questo può avere un impatto su quella che è la tossicità già dalle primissime fasi del trattamento dei nostri pazienti. Personalizziamo ovviamente sui farmaci che utilizziamo, perché di questi ne conosciamo l'efficacia, ne conosciamo la farmacologia, quindi la farmacocinetica, l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo, l'escrezione, quella che è la farmacodinamica e quello che è il profilo tossicologico, senza dimenticare che ovviamente che tra paziente e farmaco esiste il metabolismo del singolo paziente, perché ognuno di noi metabolizza i farmaci in maniera differente. Quindi oggi siamo piuttosto bravi a essere attenti allo studio della DPD piuttosto che dell'UGTA1. Le nostre linee guida IOM ci hanno dato delle raccomandazioni ben precise, questo per quanto riguarda i tumori gastrointestinali, ma stessa cosa lo sappiamo se utilizziamo il tamoxifene e vogliamo studiare il CIP del D6, o se studiamo per esempio il CIP 19A1 e stiamo trattando le nostre pazienti con inibitori dell'aromatasi. E siamo anche consapevoli del fatto che tra paziente e farmaco non esiste solo il metabolismo del paziente, ma di fatto esiste anche quella che è la drug-drug interaction, perché nel momento in cui noi proponiamo il farmaco ad un paziente, questo andrà a interagire con gli altri farmaci che prende il paziente, col cibo, con quello che sono i supplementi, con le condizioni mediche, e questo ha un effetto su quella che è l'efficacia del farmaco, perché può aumentare l'efficacia del farmaco, diminuire l'efficacia del farmaco, oppure portare a quelli che sono degli eventi avversi che noi non ci aspettavamo. E questo è un problema di cui noi dobbiamo occuparci, perché 2/3 dei pazienti anziani assume uno o più farmaci, sopra 70 anni più di 3 farmaci, e se il paziente è ospedalizzato assume fino ad 8 farmaci al giorno. Quindi pensare di poter stabilire quelle che sono le interazioni dei farmaci nei nostri ambulatori diventa complicato, e questo è il motivo per cui oggi ci avvaliamo di una serie di tool. Questo è quello che utilizziamo noi, drug pin, e vedete ci dà dei semaforini sull'interazione. Il semaforo verde è quello in cui sappiamo che le vie metaboliche sono libere, abbiamo il semaforo giallo che ci dà degli alert, e il semaforo rosso invece che ci indica come poter migliorare quella che è la conciliazione terapeutica del nostro paziente per evitare quelle che sono delle interferenze sulle stesse vie metaboliche. Poi personalizziamo ovviamente sul tumore, perché siamo passati da un'approvazione dei farmaci sulla base dell'istotipo a quella che era poi un'approvazione dei farmaci guidata da quello che è il profilo di mutazioni, fino a quella che è ovviamente il nuovo tsunami dell'approvazione agnostica, e vi ricordo che abbiamo la possibilità oggi di arruolare i pazienti nel ROM trial. Questo per quanto riguarda il profilo di mutazioni, ma abbiamo anche tutto quello ovviamente che è il profilo immunologico del paziente, sia su tessuto e quindi quello del tumore, ma anche su paziente tutto quello che ovviamente è il profilo solubile. E quindi personalizziamo sul paziente, personalizziamo sul tumore, personalizziamo sui farmaci, ma chi ci stiamo dimenticando? Ci stiamo dimenticando il nostro microbiota.
Quando parliamo di microbiota ci riferiamo all'insieme di quei batteri e gli altri microrganismi che vivono sulle nostre superfici, quindi sulla cute piuttosto che l'apparato, il sistema respiratorio, il sistema gastrointestinale, il sistema genitourinario. Stiamo parlando di 10 volte batteri rispetto a quante cellule abbiamo nel nostro corpo. Abbiamo 300-500 specie diverse di batteri. E ognuno degli organi di cui parleremo avrà una sua particolare rappresentazione per quanto riguarda le popolazioni batteriche. Quindi in realtà stiamo parlando proprio di un secondo genoma. E la domanda ovviamente che viene spontanea è che rapporto abbiamo noi con il nostro microbiota? Il rapporto che abbiamo è un rapporto di commensalismo, ovvero è una forma di simbiosi in cui in realtà loro hanno un vantaggio dall'essere ospitati da noi senza avere un effetto dannoso sul nostro organismo, tranne particolari situazioni in cui questo equilibrio viene alterato e quindi alcune popolazioni commensali in realtà poi acquisiscono delle caratteristiche di patogenicità, come nel caso per esempio del Clostridium difficile o dell'Enterococco vancomicina resistente. In realtà il rapporto non è proprio di un commensalismo, ma è di fatto un mutualismo, perché anche noi abbiamo un vantaggio dall'ospitare il microbiota, perché il microbiota intestinale in questo caso interagisce con le cellule epiteliali del nostro intestino, regola le funzioni della barriera, modula l'immunità, modula quella che è l'omeostasi delle mucose, previene infestazioni di alcuni patogeni, trasforma le fibre alimentari, sintetizza le vitamine, metabolizza gli ormoni, promuove l'ematopoiesi a livello del midollo osseo. E quindi se vediamo quanto il microbiota sia implicato in quelle che è la nostra fisiologia, non possiamo stupirci di quanto sia implicato anche in quelle che sono poi le patologie. Patologie ovviamente che ci sembrano molto più vicini al microbiota intestinale, se pensiamo per esempio a tutte quelle che sono le malattie infiammatorie croniche dell'intestino oppure alle gastriti. Ci sembrano invece un pochino più distanti se pensiamo all'obesità, all'insulino resistenza, alle malattie cardiovascolari, all'autoimmunità, all'epatite, alla gotta. Eppure è implicato anche in questo tipo di patologie. E quindi la domanda che ci viene naturale è: ma esiste un microbiota buono e un microbiota cattivo? In realtà dobbiamo considerare che noi stiamo parlando di migliaia di popolazioni batteriche che convivono tra loro, quindi l'equilibrio tra queste popolazioni batteriche presumibilmente è quello che ci darà il profilo sano di microbiota, è la diversità di queste popolazioni batteriche, è il modo in cui esse sono rappresentate che ci dirà se il nostro microbiota è un microbiota sano piuttosto che un microbiota associato a patologie. E questo microbiota quando lo acquisiamo? In realtà la composizione del microbiota è influenzata sicuramente dalle caratteristiche dell'ospite, è influenzato dalla colonizzazione al momento del parto, dal tipo di parto, un parto naturale, un parto cesareo, dallo stile di vita, dalle malattie, dall'esposizione agli antibiotici. E la firma in realtà la diamo nei primissimi anni della nostra vita, ma questo può essere modificato, può essere influenzato, può essere modulato. In questo studio sono stati seguiti nel corso di diversi mesi due soggetti e vedete come in questa fase del soggetto A ci sia stata una modificazione di questa popolazione in arancione, di questa popolazione in verde, in corrispondenza di un viaggio. Che significa viaggio? Viaggio significa verosimilmente un cambiamento delle abitudini alimentari. In quest'altro invece soggetto, in questo periodo abbiamo avuto un aumento della popolazione in giallo, una diminuzione di quella in blu. E cosa è successo in questo periodo? C'è stata un'infezione e quindi verosimilmente c'è stata l'assunzione di antibiotici. Lo vedremo poi con la dottoressa De Rosa quanto questo ha un impatto anche su quelle che sono le nuove strategie. E quindi possiamo modularlo, possiamo modificarlo il nostro microbiota. Sicuramente strategie di manipolazione le abbiamo, probiotici, pensiamo a fermenti lattici. Recentemente il professor Kremer ha pubblicato un lavoro estremamente interessante sulla supplementazione con Akkermansia mucinifila. Pensiamo agli antibiotici, pensiamo alla dieta, pensiamo a quello che è il trapianto fecale, che se ha un ruolo importante in quelle che sono per esempio le infezioni da Clostridium difficile, sta diventando particolarmente interessante prima nella correzione delle coliti immunorelate da epilimumab e poi come strategia per aumentare l'efficacia dell'immunoterapia.
E quindi esiste una dieta di fatto che spinge il microbiota, il profilo di microbiota verso un microbiota più sano, quindi una dieta ricca soprattutto di fibre con basso contenuto di grassi. La dieta a cui siamo abituati noi oggi, quindi una dieta ricca di cibi processati, verosimilmente spinge verso un microbiota meno sano, caratterizzato per esempio da listipes piuttosto che da bacteroides, ma anche in questo caso possiamo manipolarlo, possiamo correggere la nostra dieta e in un certo senso ripristinare un microbiota più sano, per esempio semplicemente aumentando quello che è l'intake di fibre, perché quello che sappiamo è che il microbiota di fatto metabolizza degli alimenti che noi altrimenti non metabolizzeremmo, come per esempio i polisaccaridi complessi, li trasforma in acidi grassi a catena corta, come l'acido acetico, l'acido propionico, l'acido butirico, che sono fondamentali nel mantenimento delle omeostasi delle mucose, ma sono anche coinvolti in quella che è la modulazione del sistema immunitario, inibiscono la produzione di TNF-alfa, TNF-kB, modulano quella che è la produzione di diverse citochine, e quindi si viene a delineare un nuovo asse, un asse che passa dalla dieta attraverso il microbiota e che raggiunge poi quello che è il sistema immunitario. E sicuramente quello che sappiamo è che il microbiota è strettamente connesso a quelle che sono le patologie oncologiche. Quello che dobbiamo considerare è che quello che va assolutamente garantito è la barriera intestinale. Nel momento in cui noi abbiamo un'alterazione della barriera, si altera quello che è l'equilibrio tra batteri e sistema immunitario, si alterano quindi quello che è il metabolismo sia dell'ospite che dell'intero microbiota. E i meccanismi attraverso cui in realtà il microbiota poi è coinvolto direttamente in quella che è la cancerogenesi sono diversi. Pensate per esempio alla colibactina dell'Escherichia coli, porta direttamente un danno a livello del doppio filamento del DNA. Se parliamo dell'enterotossina, aumenta la produzione di radicali liberi e quindi interferisce su quelli che sono i meccanismi di riparazione del DNA. Se pensiamo all'Helicobacter pylori piuttosto che al Fuso Bacterium nucleatum, questi vanno ad attivare direttamente la beta-catenina, il Fuso Bacterium attraverso il FADA, che è una molecola di adesione. Che significa attivare la beta-catenina? Significa attivare MYC, significa attivare la ciclina D1, quindi aumentare la migrazione, l'angiogenesi, la crescita tumorale. E sempre il Fuso Bacterium attiva NFKB attraverso sia FADA che Toll-like receptor. E quindi quando parliamo di NFKB ci riferiamo a quello che è un fattore di trascrizione centrale in tantissimi aspetti della cellula tumorale, dalle alterazioni epigenetiche alla proliferazione cellulare, alla sopravvivenza, alla transizione epitelio-mesenchima, all'angiogenesi, l'immunosoppressione. NFKB di fatto si trova a metà tra quella che è l'infiammazione, l'attivazione del sistema immunitario e le cellule tumorali. E quindi si vengono a delineare una serie di precise popolazioni di batteri, come le Escherichia coli, piuttosto che il Bacteroides fragilis, e degli effettori precisi che hanno un effetto e che hanno un ruolo in quella che è la cancerogenesi. E vediamo che succede in patologie un pochino più selezionate. Per esempio parliamo dei tumori della testa e del collo, viene naturale pensare che quello che è il nostro microbiota orale possa avere un impatto sull'insorgenza. In queste patologie che hanno una prognosi infausta, avere dei marcatori predittivi e precoci di malattia potrebbe realmente cambiare la prognosi dei nostri pazienti, ma se solo pensiamo al cavo orale ci rendiamo conto come sia un mondo estremamente complesso, perché abbiamo la superficie dei denti, abbiamo le gengive, abbiamo la placca dentale, abbiamo la lingua, abbiamo le tonsille, abbiamo la regione dell'orofaringe, eppure alcune popolazioni batteriche iniziano a essere identificate e a queste corrisponde poi anche una diversa attivazione del sistema immunitario, nel senso che esiste anche un diverso profilo citochimico che viene identificato a livello della saliva. Quindi pensiamo per esempio all'interleuchina 10, all'interleuchina 8. Ma dove vado a cercare quando il microbiota nel momento in cui parlo di tumori della testa e del collo? Perché vedete, se considero la saliva, questa è la rappresentazione delle popolazioni. Se invece considero il tessuto tumorale è un altro, stessa cosa se parlo poi dei loro metaboliti, quindi di quello che poi è il loro readout funzionale. E se è vero che le popolazioni batteriche possono aumentare o meno il rischio di tumori della testa e del collo, è vero anche che i trattamenti che noi proponiamo ai nostri pazienti hanno un impatto sulle popolazioni batteriche. Quindi questi sono tutti i tumori del cavo orale e dell'orofaringe trattati con un trattamento di chemio e radioterapia concomitante. Questa è la valutazione al baseline. Vedete nei vari mesi, 5 mesi, 12 mesi, 24 mesi, come cambiano le popolazioni batteriche, con un impatto ovviamente su quello che poi è il metabolismo. In questo caso il metabolismo del
ossido nitrico. E anche nei tumori della testa e del collo vengono identificate alcune popolazioni, in questo caso torna il Fusobacterium, che se molto presente si associa a una migliore prognosi. Questo è un po' diverso rispetto a quello che vedremo nei tumori del colon retto. Ma la presenza del Fusobacterium si associa anche a un diverso profilo di metilazione del DNA, in particolare i pazienti che hanno un'abbondanza di Fusobacterium hanno un fenotipo molto più ipometilato, in questo caso hanno studiato le isole CpG a livello dei promotori dei geni. Parliamo poi di tumori della mammella, perché fino a qualche tempo fa eravamo convinti che la mammella fosse un tessuto, il tessuto mammario fosse assolutamente sterile. Oggi sappiamo che non è così e i componenti del microbiota della mammella sono diversi, perché abbiamo sia quelli proprio del tessuto mammario, abbiamo quelli che derivano dai dotti galattofori, abbiamo quelli che derivano per migrazione dal microbiota intestinale, e la composizione del microbioma a livello della mammella dipende da tantissimi fattori, alcuni non modificabili, quelli dell'ospite, alcuni invece modificabili come il microambiente, come la regione in cui vive il paziente, alcuni sono legati allo stile di vita. E esiste anche in questo caso un microbiota associato a un tessuto mammario sano e a un microbiota associato invece, per esempio, al tumore della mammella, in cui per esempio viene persa in percentuale il lattobacillo. Ma esiste un altro aspetto da considerare. Questo era il microbiota della mammella. In realtà sappiamo che il microbiota intestinale può avere un impatto su quello che è l'insorgenza di tumori della mammella, perché quello che sappiamo è che i tumori della mammella estrogeno positivi, per i tumori della mammella estrogeno positivi, gli estrogeni circolanti possono essere un fattore di rischio, e sappiamo che il metabolismo degli estrogeni è caratterizzato da un metabolismo di fase 2, quindi da una coniugazione attraverso l'UDP glucuronosiltrasferasi, e l'estrogeno coniugato è quello che poi viene escreto con le feci o con le urine. Bene, parliamo oggi di estroboloma, ovvero di tutte quelle popolazioni batteriche che sono coinvolte nel metabolismo degli estrogeni, perché questi possono deconiugare gli estrogeni, quindi far sì che non vengano eliminati, rimangono più in circolo. In questo senso vedete come il microbiota intestinale non ci sembra più tanto distante da quello che poi è il rischio di tumore della mammella. E poi ovviamente parliamo di tumori del colon retto associato al microbiota intestinale. Ricordiamoci che il tratto gastrointestinale è formato da stomaco, duodeno, digiuno, ileo, colon, retto, e in ognuno di questi tratti del nostro sistema esistono popolazioni differenti, esiste anche un transito diverso e un tempo di transito diverso degli alimenti. Anche in questo caso torna il Fusobacterium. In questo caso, queste erano le prime evidenze su modelli e murini. Vedete come nel momento in cui, questi sono modelli di topo trattati con tumore umano, nel momento in cui il modello murino viene trattato con metronidazolo, abbiamo un maggiore controllo sulla crescita tumorale. E a questo, a topo trattato con metronidazolo, corrisponde una minore presenza di Fusobacterium. Quindi sembrerebbe proprio essere centrale in quella che poi è lo sviluppo dei tumori del colon retto. Questo era su modelli murini. Sull'uomo, i pazienti che hanno affetti da tumori del colon retto, che hanno una minore rappresentazione dei Fusobacterium, sono quelli di fatto che hanno una prognosi migliore. Questi invece in rosso sono quelli che hanno un'alta presenza di Fusobacterium, sono quelli che hanno prognosi peggiore. Ma il dato interessante è che in questo studio sono stati valutati 11 pazienti, biopsia su colon retto e biopsia su metastasi epatica. Il dato estremamente interessante è che il Fusobacterium veniva trovato anche a livello della metastasi epatica, e quindi è come se viaggiasse insieme a quelle che sono le cellule del tumore primitivo. E poi quando parliamo di tumori del colon retto, ovviamente facciamo riferimento a quella che è la classificazione molecolare, quindi abbiamo il sottotipo instabile, caratterizzato da ipermutazioni, instabilità dei microsatelliti e da una forte attivazione del sistema immunitario. Poi abbiamo il sottotipo canonico, il metabolico e il mesenchimale. Se prendiamo in considerazione quello immune, vedete come ci sia una diversa distribuzione dal cieco rispetto al retto di questo tipo di sottotipo molecolare, e a questo corrisponde di fatto anche una diversa rappresentazione del Fusobacterium. E quindi vedete come realmente anche un sottotipo molecolare in realtà possa avere una stretta associazione con quelle che sono poi le popolazioni del microbiota. Non ci meravigliamo, perché prima abbiamo detto il Fusobacterium è quello che riesce ad attivare l'NFKB, quindi è quello in realtà che attiva la risposta immunitaria. E altro concetto estremamente interessante è quello dei batteri drivers e dei batteri passenger. Alcuni batteri vengono trovati sul tumore, altri invece nelle zone vicine, sul tessuto sano, e quindi è come se i batteri drivers guidassero il primo danno sul DNA
sono quelli che alterano il microambiente per facilitare la colonizzazione, ma poi sono quelli che vengono persi, che rimangono nel tessuto osato, mentre i passenger sono quelli che poi noi ritroviamo sul tessuto malato. E quindi ognuno di queste popolazioni batteriche di fatto poi si viene a configurare in quelli che sono gli hallmarks del cancro. E quindi, ricapitolando, abbiamo sicuramente un microbiota sano caratterizzato da eubiosi, dalla produzione di acidi grassi a catena corta, quello che noi moduliamo con una dieta ricca di fibre, quello che ha una mucosa assolutamente intatta. E poi abbiamo invece un microbiota associato a malattia, che sicuramente vede un'alterazione a livello della mucosa, che può essere associato a una dieta ricca di cibi processati. E quindi due profili si iniziano a delineare piuttosto differenti. Per non parlare poi di quello che è il metabolismo dei farmaci, perché quando noi utilizziamo i farmaci per bocca, questi vengono per il 100%, raggiungono il tratto gastrointestinale, vengono assorbiti a livello epatico, lì vengono metabolizzati, il 90% viene escreto con la bile e poi viene escreto attraverso le feci e un 10% viene riassorbito. Quindi come possiamo non pensare che non ci sia una stretta interazione tra microbiota intestinale e i farmaci che assumiamo per bocca? E questo in misura minore, ma succede anche per i farmaci che noi somministriamo endovene ai nostri pazienti. E quindi quello che sappiamo è che sicuramente i farmaci che noi utilizziamo hanno un impatto sul microbiota, e quindi se noi utilizziamo la ciclofosfamide, cosa che facciamo di routine nelle pazienti affette al tumore della mammella, andiamo a distruggere quella barriera intestinale di cui abbiamo parlato prima. Questo provoca una traslocazione dei batteri. I batteri sono stati trovati su modelli murini anche nei linfonodi splenici. Questo, immaginate che impatto possa avere su quella che è la risposta immunitaria. Ma è vero anche il contrario, perché se prima abbiamo detto che oggi siamo estremamente attenti a valutare l'UGT-A1 se vogliamo proporre le rinotecano al nostro paziente, perché sappiamo che un UGT-A1 mutato potrebbe avere delle tossicità molto importanti, non possiamo non considerare come alcuni batteri producano la beta-glucuronidasi, che va a riattivare il metabolite inattivo delle rinotecane, e quindi questo potrebbe spiegarci parte delle tossicità che noi non riusciamo a spiegarci in pazienti che sono UGT-A1 wild type. Altri farmaci invece hanno già nella scheda tecnica, per esempio, il fatto che l'interazione con gli antibiotici possa ridurre l'attività, quindi perché non studiare questo tipo di farmaci? E alcuni hanno, come il fusobatterio, hanno dei meccanismi estremamente raffinati che inducono la resistenza alla chemoterapia. In questo caso quello che viene ad essere attivato nelle cellule tumorali è l'autofagia, quindi è un meccanismo di rinnovo in caso di danno mediato dai toll-like receptor. E guardiamo oltre, arriviamo all'immunoterapia e al rapporto dell'immunoterapia con il microbiota, e questo ce ne parlerà la dottoressa De Rosa. Ma non solo, andiamo oltre il microbioma. Oggi abbiamo parlato di microbioma, quindi tutta quella che è la componente del corredo genomico, ma questo non ci dà l'idea della loro vitalità, del modo in cui loro interagiscono tra noi. Quindi verosimilmente dovremmo parlare di microbioma associato a quello che è il profilo di metabolomica, e quello forse ci darà il vero readout funzionale. Ma andiamo ancora oltre. Abbiamo il microbioma, ma abbiamo anche il micobioma, abbiamo il viroma. Dovremmo mettere insieme tutte queste informazioni e dovremmo metterle insieme a quello che ovviamente è il profilo mutazionale. Questa è la nostra esperienza preliminare su pazienti affetti da tumore della testa e del collo. Abbiamo studiato il profilo mutazionale, abbiamo studiato i checkpoint solubili, abbiamo studiato le citochine, abbiamo studiato quello che è il profilo delle cellule. Ma come mettiamo questo insieme a tutte le altre informazioni, alle informazioni che avremo sul profilo del microbioma, della metabolomica? E quindi verosimilmente, come vedremo poi con la dottoressa Vernocchi, saranno altre strategie anche di statistica, e quindi una network medicine, quella che ci aiuterà a dare il giusto peso al profilo dei nostri pazienti. Grazie. Grazie infinite, Andrea. Una ottima presentazione, ma di questo ne eravamo tutti assolutamente consapevoli, per averci soprattutto aperto la strada su innovazioni importanti. Allora a questo punto darei la parola sul tema del microbiota e l'immunoterapia, le applicazioni cliniche in oncologia, alla dottoressa De Rosa. Prego, dottoressa. Buonasera a tutti, volevo ringraziare IOM per l'invito, sempre molto gradito di poter rincontrare il gruppo italiano per Skype. È un po' più triste rispetto al solito quando ci si vede ai congressi, ed è sempre divertente e simpatico poter scambiare opinioni, eccetera, ma ritornerà queste occasioni.
Allora, oggi io devo parlarvi di microbiota, immunoterapia e quelle che possono essere le applicazioni cliniche nel campo dell'oncologia. Come voi sapete, sono un'oncologa medica. Ho studiato a Pisa nel gruppo del professor Falcone, ma poi ho fatto la mia tesi di dottorato nel laboratorio della professoressa Zitvogel e attualmente sono a capo del clinico Biom, che sarebbe la clinica del microbiota. Allora, ovviamente dobbiamo parlare di immunoterapia e sappiamo che il successo che l'immunoterapia ha fatto oggi è ben indicato dal fatto che ci sono diverse indicazioni approvate soprattutto dall'FDA su diversi tipi tumorali e anche in Europa, in Francia, in Italia, eccetera. Ma quello che comunque sappiamo che l'immunoterapia risponde soltanto in un certo tipo di pazienti. Abbiamo una minoranza di pazienti per la quale abbiamo un beneficio duraturo con questi farmaci immunocheckpoint inhibitor e quello che, come diceva Andrea, bisogna sempre fare è cercare di personalizzare e ottimizzare le strategie terapeutiche. Quello che sappiamo è che la disbiosi, ovvero quello che è lo sbilanciamento sfavorevole nella composizione e nella funzione del microbiota intestinale, è stato recentemente associato a quello che è stato definito il cancer immuno set point e anche è stata associata la resistenza primaria all'immunoterapia. Oh, questo cosa vuol dire? Che probabilmente il microbiota è in grado di influenzare il tono immunitario periferico e quindi l'efficacia dell'immuno checkpoint inhibitor nei pazienti. Ma che cos'è il microbioma? Andrea ce l'ha detto già un pochino e ce l'ha spiegato molto bene, ma ad esempio quello che ho fatto in laboratorio. E questo per esempio è stato il mio primo esperimento quando sono arrivata all'Istituto Gustave Roussy nel laboratorio di Lawrence. E l'idea era quella di comprendere che cos'è il microbiota. Ovviamente oggi col Covid non saremmo più in grado di fare un esperimento del genere, comunque ho praticamente baciato la placca di Petri e questo è quello che ho ottenuto, un collage di batteri, funghi con la forma delle mie labbra. Tutto questo per dire che non sono pericolosa, non c'era il Covid, non c'erano virus, però c'erano un sacco di altri microorganismi, perché siamo fatti così, siamo fatti di microbi, ovvero un uomo di 70 kg ha all'incirca 39 trilioni di microbi e la donna ne ha 44. Come avete visto dalla spiegazione di Andrea, questo cambiamento è dovuto anche al fatto del microbiota vaginale, quindi il rapporto tra batteri e cellule umane di 1,3-2,2, di più nel caso delle donne. E le funzioni, le ha spiegate molto bene, sono anche quelle di sviluppare il sistema immunitario. La più parte dei microbi però si trova nel tratto gastrointestinale e, come abbiamo già visto prima, a seconda del tratto in cui ci troviamo, a livello gastrointestinale possiamo avere una composizione della flora batterica diversa che è anche dovuta al pH presente proprio nell'organo. E allora, dopo tutto questo tratto, il cibo, per esempio, si trasforma in quello che io chiamo prodotto naturale, ovvero la nostra pupù, che è quella che ci interessa analizzare in questo caso per parlare di microbiota. E un grammo di prodotto naturale è composto da 100 bilioni di microorganismi e la più parte di questi sono anaerobici. Questo mi preme sottolinearlo perché se vogliamo utilizzare il microbiota come biomarcatore, dobbiamo anche standardizzare quelle che sono le metodiche di raccolta delle feci, ovvero utilizzare dei kit che contengono delle soluzioni stabilizzatrici in modo da conservare tutto il prodotto naturale il più possibile e cercare anche di stoccare le feci rapidamente a meno 80, quindi in meno di 24 ore devono essere sicurizzate. E questo per esempio è una simpatizzazione di alcune linee guida della Società di Microbiologia che utilizziamo all'interno del programma Oncobiome, che è un programma
internazionale che ci permette così di poter analizzare delle feci provenienti da diversi parti del mondo e di raccogliere alla stessa maniera e di analizzarle poi alla stessa maniera. Come adesso analizziamo il microbiota, ovviamente abbiamo diverse tecniche chiamate attualmente omiche, come la metagenomica, la metabolomica e la culturomica. Ovviamente noi utilizziamo anche la cis-RNA, che è quella che utilizziamo prevalentemente per le feci animali. La metagenomica è quella che ci permette di avere molte più informazioni sui batteri presenti a livello fecale e è in grado anche di poter estrapolare quella che è la metabolomica. E poi la culturomica è l'altra tecnica che utilizziamo moltissimo in laboratorio perché ci permette di coltivare le feci e di poter anche eventualmente identificare dei nuovi batteri che servono per ampliare le pipeline. E allora, grazie a tutte queste tecnologie omiche, possiamo scoprire quelli che sono i regolatori principali del cancer immunoset point e abbiamo anche scoperto che il microbiota si trova proprio all'incrocio tra la fisio e la patologia nel tumore, come Andrea ci ha mostrato precedentemente. Ma quello che dovrei oggi io spiegarvi è come il microbiota invece impatta sulla immunoterapia. E secondo me ci sono quattro linee di evidenza molto importanti che correlano il microbiota alla immunoterapia. La prima sono gli antibiotici, ovvero l'effetto deleterio di alcune classi di antibiotici sulla efficacia dell'immunoterapia. La seconda sono le GOMS, ovvero le Gut Oncomicrobiome Signature, delle segnature basate sulla metagenomica che sono correlate con la risposta o la resistenza all'immunoterapia. I modelli avatar, ovvero degli esperimenti murini nella quale prendiamo delle feci umane e le diamo ai topi, che sono delle prove di concetto e delle veramente dei rapporti di causa-effetto sul fatto che la composizione del microbiota possa veramente dettare la risposta all'immunoterapia. E infine gli studi pilota che sono stati pubblicati recentemente e che mostrano come sia possibile fare una trasplantazione fecale ad un paziente che non rispondeva all'immunoterapia, dargli delle feci di un paziente elite che rispondeva molto bene all'immunoterapia e trasformare questo non rispondere in un paziente che risponde all'immunoterapia. Quindi per partire con il primo punto è fondamentale, quello sugli antibiotici, la prima cosa che abbiamo fatto è stata nei topi dimostrare che l'efficacia dell'immunoterapia aveva bisogno dei batteri. Cosa abbiamo fatto? Un primo esperimento in condizioni normali, come vedete in questo caso era anti-CTLA4, ma potrebbe essere un altro tipo di immunoterapia. In condizioni normali, SPF, il tumore iniettato nel topo risponde all'immunoterapia. Se però prendiamo dei topi gen free o prendiamo dei topi e gli diamo in continuazione un'antibiotico terapia, vedete come si perde l'efficacia della immunoterapia stessa, che sia anti-CTLA4, anti-PD1 o la combinazione dei due. Ovviamente partendo da qui siamo andati a valutare questi dati anche in studi retrospettivi nei pazienti e in particolare questo è stato il primo studio retrospettivo fatto su pazienti con tumore del rene, pazienti con tumore del polmone, Gustave Roussy verso Memorial Sloan Kettering Cancer Center e abbiamo osservato come pazienti che avevano preso gli antibiotici nei 60 giorni prima di iniziare l'immunoterapia avevano più frequentemente una non risposta all'immunoterapia, quindi una resistenza primaria, una riduzione della progression free survival e una riduzione dell'overall survival. E guardando ai classici fattori prognostici, compreso l'ICOG performance status, l'assunzione di antibiotico-terapia rimaneva come effetto indipendentemente sfavorevole associato alla una prognosi sfavorevole.
Quindi siamo passati a più recentemente fare questa valutazione di tutti quelli che erano gli studi della letteratura pubblicati tramite Medline e Base. Abbiamo fatto poi una meta-analisi su tutti questi studi disponibili, che alla fine erano 38. Questo è un dato di gennaio, quindi abbastanza recente, e se consideriamo tutti questi studi, abbiamo almeno 11.959 pazienti considerati, tra i quali il 23% aveva assunto antibiotici o prima di incominciare l'immunoterapia o nella finestra tra 60 giorni prima di cominciare l'immunoterapia e 40 giorni dopo averla iniziata o non importa quando, durante l'immunoterapia stessa. Questi pazienti erano quindi, che avevano assunto antibiotico terapia, circa il 23% di tutta la popolazione. E guardando la meta-analisi abbiamo visto che gli antibiotici sono stati associati con una elevata mortalità, con un hazard ratio di 1,81, se non consideriamo il timing, ma che questo hazard ratio saliva a 2,26 se consideravamo gli antibiotici assunti prima di iniziare l'immunoterapia. Quindi tutti insieme questi risultati hanno portato a dimostrare che gli antibiotici somministrati prima di iniziare l'immunoterapia hanno un effetto deleterio, al di là del tipo di tumore considerato, al di là dello stadio, perché c'erano anche degli stadi 3 all'interno di questi studi, nonostante anche il tipo di design dello studio, che era prospettico o retrospettivo. E allora abbiamo deciso di fare un passo successivo e andare ad analizzare il microbiota, quindi le feci di alcuni pazienti che avevano o non avevano ricevuto gli antibiotici prima di cominciare l'immunoterapia. In particolare questo è un dato nel tumore del rene di pazienti che dovevano ricevere nivolumab. Abbiamo visto che il microbiota dei due gruppi di pazienti, chi aveva preso gli antibiotici 30 giorni prima e chi non li aveva presi 30 giorni prima di cominciare l'immunoterapia, la composizione microbiota era totalmente diversa, e in particolare c'era uno shift verso un incremento dei batteri tollerogenici, in particolare il Clostridio Atewai, che è stato anche associato alla resistenza all'immunoterapia. E allora, se vogliamo fare una piccola similitudine, se pensiamo al nostro ecosistema normale intestinale, è un po' come il prato degli Champs-Élysées ora attualmente durante il lockdown. E dopo antibiotici, ovvero dopo il lockdown, guardate come sarà il prato degli Champs-Élysées, quindi totalmente devastato. E allora passiamo a un altro punto, quello delle gut oncomicrobioma signature e insieme a questo gli avatar mouse. Noi e collaboratori americani abbiamo osservato che la resistenza primaria all'immunoterapia era in meno in parte associata alla composizione del microbiota intestinale. Un microbiota diverso e la presenza di specifici batteri come per esempio la Carmazia mucinifila, ma anche i romanococchi, i bifidobatteri, erano associati a una miglior risposta all'immunoterapia, ma non solo, correlati anche un aumento del tono immunitario sistemico. Cosa vuol dire microbiota diverso? Se noi, se consideriamo i nostri dati, possiamo dire che in questa coorte di 100 pazienti, una volta divisi in responder o non responder all'immunoterapia secondo la progression free survival superiore a 6 mesi, potevamo notare che i pazienti responder avevano un'aumentata diversità in termini di ricchezza, in termini di conta metagenomica e conta di geni. E ancora una volta, per fare la similitudine, farvi comprendere che cos'è la ricchezza, è sempre il concetto di un prato devastato senza fiori verso un prato, quello che è l'intestino dei pazienti responder, molto ricco di diversi tipi di fiori differenti. E allora
Considerando la composizione, vi ho già detto che non c'è soltanto un'aumentata ricchezza, ma anche una diversa composizione delle feci nei pazienti responder verso i pazienti non responder. E questi sono sempre i nostri dati nel tumore del polmone, tumore del rene o nel tumore del rene. Vediamo che i pazienti che rispondevano all'immunoterapia avevano un'aumentata relativa abundans di Akkermansia mucinifila o, nel caso del rene, anche di batteroide saliensie, mentre i pazienti che non rispondevano all'immunoterapia avevano un'aumentata relativa abundance di Clostridium atevi, questo è un Gattella atevi, è la stessa cosa del Clostridium atevi. E allora siamo passati a un altro concetto, dimostrare la causa-effetto, la relazione di causa-effetto tra composizione e risposta all'immunoterapia. Come fare con l'utilizzazione dei topi. Abbiamo preso delle feci di pazienti responder e delle feci di pazienti non responder, le abbiamo date per via orale a diversi modelli murini e abbiamo visto che soltanto i topi che ricevevano le feci di un paziente responder rispondevano effettivamente all'immunoterapia, mentre quelli che ricevevano le feci di un paziente non responder non rispondevano assolutamente, avevano una resistenza all'immunoterapia. E allora, per aprire un altro concetto, quello della manipolazione del microbiota, abbiamo ancora una volta creato l'avatar del paziente, in questo caso solo avatar di pazienti non responder, e una volta dato anche il tumore al topo, lo abbiamo trattato con placebo, immunoterapia sola, immunoterapia più Akkermansia mucinifila, che è il nostro batterio immunogenico, l'associazione di due batteri immunogenesi o altro, e in questo caso vedete questo batteroide xenosolvens nel caso di un modello murino di tumore del rene. Vedete come l'avatar, quando era trattato soltanto con immunoterapia, non rispondeva all'immunoterapia stessa, ma una volta aggiunti batteri immunogenici o in caso di un nuovo trapianto fecale con feci di un paziente di rispondere, vedete come si bypassa la resistenza all'immunoterapia nel topo. Come spieghiamo questo effetto? Beh, siamo andati a analizzare il tumore in quei topi che avevano ricevuto immunoterapia più Akkermansia, e quello che abbiamo visto è che il microambiente intratumorale si era trasformato in un non infiammato, in un microambiente infiammato, quindi con un aumentato ratio di CD4 FOXP3. E allora tutto questo ha aperto le porte a degli studi pilota che sono stati recentemente pubblicati su Science da differenti collaboratori. Come vedete, sono le prime prove di concetto dell'efficacia della manipolazione del microbiota in pazienti resistenti all'immunoterapia. Abbiamo Baruch in Israele e Davar negli USA, hanno condotto questi studi di fase 1 per valutare veramente la feasibility, la safety e l'efficacia della fecal microtransplantation, prendendo le feci di un paziente responder per cercare di resettare il microambiente tumorale, come vedete, di 10 pazienti e 16 pazienti resistenti all'immunoterapia con tumore melanoma metastatico. E come vedete, ci sono stati almeno in un caso 3 buone risposte, dall'altro lato ne abbiamo 6, ma quello che è stato veramente importante è questa capacità di cambiare, di resettare veramente il microambiente intratumorale, ma non solo, anche a livello intestinale. Come vedete, questa fecal microtransplantation è stata capace di shiftare il microbiota, trasformarlo in un microbiota più simile a quello tassonomico del donatore, e questo è stato associato veramente a una attivazione immunitaria, a un aumento del tono antinfiammatorio e anche un cambiamento del metabolismo dell'ospite. E allora, veramente, il microbiota ha un effetto sul tumor microenvironment che è
diretto grazie alle cellule T, ma anche indiretto a livello veramente dell'ospite. E allora, come avete visto, abbiamo diverse prove di concetto, ma quello che veramente abbiamo bisogno, nonostante tutti i progressi che ci sono stati nel campo dell'immunoterapia, bisogna ancora definire quello che è il microbiota sano e identificare veramente quelli che sono i donatori per la fecal microbial transplantation, perché ma anche i riceventi probabilmente hanno qualcosa che va studiato più a fondo, perché come avete visto non tutti i pazienti che sono stati sottoposti a fecal microbial transplantation alla fine hanno avuto una nuova risposta all'immunoterapia. Questo rechallenge non è stato efficace per tutti nonostante la fecal microbial transplantation. Tutto questo ci pone diverse questioni, perché dobbiamo capire quali sono ancora i batteri immunogenici, immunosoppressivi, se ci sono dei network, delle correlazioni topologiche tra i differenti batteri, e soltanto grazie a nuove tecniche di analisi, come diceva anche Andrea, che ci spiegheranno dopo, possiamo arrivare ad una migliore conoscenza di quelle che sono le segnature batteriche. E noi nel nostro, in questo campo ci stiamo lanciando su diversi progetti a livello internazionale per cercare anche di eliminare quelle che possono essere le variabilità legate semplicemente alla geografia dei pazienti che vengono analizzati all'interno degli studi. E questo è un esempio di progetto internazionale, OncoBiome, nella quale, utilizzando tutte le tecniche omiche, stiamo cercando di studiare quattro diversi tipi di tumorali, tumore del polmone, del colon, del seno e anche il melanoma. Tutto questo per identificare veramente delle segnature specifiche, le GOMS, e vedere se ci sono delle segnature specifiche per ogni tumore o se c'è un core comune legato semplicemente al cancro. E tutto questo ci potrebbe anche aiutare per avere dei nuovi kit diagnostici e valutare veramente il microbiota come possibile utilizzazione anche a livello di screening tumorale. Un'altra cosa, stiamo cercando di studiare ovviamente il microbiota legato alla prognosi, legato alla resistenza di diversi tipi di terapie, non solo l'immunoterapia ma anche la chemioterapia e la tossicità stessa. Ma finora siamo qui, siamo alle prove di concetto, alle osservazioni, e quello che vorremmo fare è cercare di mettere il microbiota come uno dei possibili studi da fare all'interno di tutti i trial clinici, o tappa successiva veramente poter scegliere di utilizzare un trattamento a differenza di un altro proprio sulla base del microbioma. Ecco perché è nato Clinicobioma, la clinica del microbiota al Gustave Roussy, della quale io sono la direttrice clinica e Laurence è la direttrice scientifica. E questo è un grande progetto che probabilmente si svilupperà nei prossimi 3-4 anni, nella quale l'ambizione è veramente quella di, da un lato, definire la disbiosi, comprendere quelle che sono le resistenze all'immunoterapia legate alla disbiosi, verso resistenze legate ad altri fattori, come per esempio la genetica, la metabolomica, l'immunologia. Ecco che andremo a fare una raccolta di diversi campioni, non solo campioni fecali, ma anche sangue, saliva, urine, per cercare di costruire un vero e proprio ologramma del paziente e definire la resistenza legata alla metagenomica, quindi alla composizione batterica nelle feci, ma anche in alternativa salivare, per costruire dei kit diagnostici di disbiosi che poi ci serviranno per definire quali sono i pazienti che necessitano, in una seconda fase del progetto, di avere dei modulatori del microbiota
in associazione all'immunoterapia. E in particolare uno di questi studi è legato a una delle nostre scoperte, quella della Akkermansia mucinifila. Stiamo programmando insieme a Everimmune di fare uno studio randomizzato in pazienti con tumore del polmone che vada a trattare con Akkermansia mucinifila e immunoterapia quei pazienti che alla diagnosi fecale non hanno la Akkermansia mucinifila nelle feci prima di cominciare il trattamento. Tutto questo ovviamente sarà analizzato grazie a tecniche di intelligenza artificiale. E ovviamente per tornare a quello che diceva il professor Marchetti, anch'io sono stata un po', come dire, ho avuto diversi scherzi nei miei confronti subito all'inizio. Attualmente tutti vogliono raccogliere microbiota, è diventata una cosa, diciamo, alla moda, ma all'epoca, quando ho finito il mio dottorato, in Francia mi chiamavano la Princesse Caca, quindi c'è sempre stato un po' di scherno, eccetera. Attualmente tutti mi chiamano e cercano perché vogliono mettere l'analisi del microbiota all'interno proprio di tutti gli studi clinici, di ricerca, eccetera. Ma per esempio non sono stata mai schernita dai pazienti che hanno sempre cercato di aiutare la ricerca e anche aiutare la ricerca nel campo del microbiota raccogliendo le feci, anche se facendo dei sondaggi loro preferirebbero passare dalle feci alla saliva. Quindi in conclusione, non tutti i pazienti rispondono all'immunoterapia. Ci sono delle resistenze primarie e acquisite che sono legate a vari fattori, importante il microambiente. È necessario identificare dei biomarcatori di risposta che possano aiutarci a scegliere la miglior terapia per il miglior paziente. Il microambiente intratumorale è veramente la chiave, la sua modulazione potrebbe impattare l'outcome. Ecco perché studiare il microbiota, che potrebbe essere un modo per cambiare il microambiente intratumorale, è diventato importante, anche se attualmente è ancora un enigma aperto, ma la strada per nuovi approcci, per trattare i pazienti dalla diagnosi allo screening, ma anche al trattamento con immunoterapia, utilizzando veramente il microbiota, è una cosa che va veramente pensata e utilizzata. E con questo vi ringrazio. Grazie mille, dottoressa De Rosa, una presentazione molto bella e sono sicuro che porterà tantissime domande da parte del nostro pubblico. Diciamo che non troppi anni fa avevamo assistito in oncologia alla rivoluzione dell'immunoterapia, in questi anni e nei prossimi vivremo la rivoluzione del microbioma e immunoterapia insieme. Non voglio rubare altro tempo, la nostra ultima presentazione è da parte della dottoressa Pamela Vernocchi, che ci parlerà di microbiota dai metaboliti alla network analysis, uno step forward necessario per comprendere ancora meglio che cosa c'è dietro il nostro microbiota. Dottoressa Vernocchi, a lei la parola. Eccomi, mi sentite? Sì, la sentiamo. Allora, buonasera a tutti, io sono Pamela Vernocchi, appunto, ringrazio l'IOM, ringrazio i professori, ringrazio Filippo per la presentazione. Oggi quindi abbiamo parlato appunto di microbiota, di microbioma, insomma, in ambito di cancer, di immunoterapia. E diciamo che abbiamo visto lo stesso argomento, lo possiamo vedere da diversi aspetti. Adesso vi parlerò appunto del microbiota e quindi della sua parte più funzionale, quindi del metaboloma, quindi dei metaboliti che produce il microbiota, fino alla network analysis per arrivare alla medicina di precisione, quindi alla medicina personalizzata. Come abbiamo già detto e ribadito, tutte le malattie si originano nell'intestino, e però come diceva Andrea all'inizio,
Noi, anche se l'intestino è quello maggiormente studiato, in realtà abbiamo diversi consorzi in cui sono presenti appunto i microrganismi. Abbiamo queste, appunto, queste diverse regioni. E perché sono importanti? Appunto, abbiamo addirittura appunto la pelle, abbiamo la parte del naso, dei denti, abbiamo le vie aeree e abbiamo il tratto gastrointestinale e le vie il tratto urogenitale. Perché è così? Perché sono così importanti? Perché, come avete visto nel corso di queste presentazioni, e noi consideriamo l'ospite, quindi l'uomo, nel tutto, nel suo insieme, e quindi tutti questi apparati, tutti questi distretti, tipicamente detti distretti, comunicano tra loro. Noi chiaramente parliamo appunto del microbiota intestinale. Come ha detto sia Andrea che la dottoressa che mi ha preceduto, noi abbiamo sia una diversa popolazione all'interno del tratto gastrointestinale, sia perché c'è un diverso anche tempo di transito degli alimenti, ma perché c'è una diversa tipologia di microrganismi presenti a seconda appunto di quanto i microrganismi siano presenti all'interno dell'esofago o all'interno appunto del colon, in cui ci sono delle atmosfere decisamente diverse, quindi ci sarà un pH decisamente diverso e quindi questi microrganismi avranno bisogno di condizioni molto diverse. Ci sono gli aerobi, dagli aerobi passiamo quindi a quelli più strettamente anaerobi che sono presenti nel colon. Ma questo per dirvi che cosa fa questo microbiota intestinale? Senti, questi microrganismi che colonizza la parte, le superfici, il tratto gastrointestinale, ma sono microrganismi che vivono in un equilibrio immunologico con l'ospite, che portano quindi a un mutuo equilibrio attraverso appunto l'ospite e il suo microbiota, comunque le sue comunità microbiche, che si evolve. Questa è una parola fondamentale, che si evolve nel tempo, e quindi questo determina importanti poi implicazioni nella salute o nella patogenesi della malattia, e quindi nella comprendere quali possono essere delle future terapie medico-farmacologiche. Ma che cos'è questo metaboloma sostanzialmente? Che cosa fa questo microbiota? Cioè, questo microrganismo all'inizio si è iniziato con lo studio appunto del capire l'ecologia della microbica presente nell'intestino, ma dopo che abbiamo capito chi c'è, dobbiamo capire assolutamente che cosa fa. Che cosa fa allora questo microbiota? Il metaboloma rappresenta un set di metaboliti che sono posseduti da un organismo biologico e sono dei prodotti della sua attività o dei suoi intermediari. E insieme alla gene expression e i dati di proteomica possono spiegare cosa può accadere all'interno appunto dell'ecosistema, ma nello specifico la parte del profilo del metabolico provvede proprio a dare una fotografia di quel momento, quindi fotografa quel momento. E la cosa fondamentale, quello che vi porterò, diciamo, vi racconterò in questa presentazione, è come noi tentiamo e riusciamo ad integrare tante informazioni che provengono da diversi omiche per capire che cosa succede. La metabolomica, come vi dicevo, è diciamo il forse sono di parte perché appunto mi occupo di questo, però è proprio quella parte delle omiche che si occupa proprio di collezionare la maggior parte delle informazioni circa l'eziologia, la patogenesi, la patofisiologia, e quindi capire quali sono i meccanismi sottesi per arrivare a costruire dei nuovi approcci terapeutici e anche capire come si può prevenire questo tipo di patologia. E questo tipo di approccio che noi applichiamo è un approccio a priori, cioè nel senso senza ipotesi a priori. Quindi noi andiamo, cerchiamo di capire, di studiare tutto il profilo del microbiota a livello di metaboloma. E questo però non si può fare con un'unica strumentazione a livello di tecnicismi, ma si deve fare con diverse strumentazioni che possono essere spettrometria di massa o ad esempio l'NMR.
E noi come appunto Bambin Gesù, perché io lavoro in Bambin Gesù, abbiamo una delle piattaforme più grandi a livello di spettrometria di massa presenti sul territorio italiano. E che cosa succede appunto? Grazie al metaboloma noi riusciamo a definire il fenotipo, cioè grazie al metagenoma, al trascrittoma, al proteoma e al metaboloma definiamo un fenotipo, però grazie proprio al metaboloma noi riusciamo a fare questa fotografia immediata, quindi realmente diciamo che cosa sta succedendo, non cosa potrebbe succedere, e questo apre proprio una frontiera verso la medicina personalizzata, apre la frontiera perché grazie alla metabolomica si definisce quello che è il metabotipo, cioè il fenotipo metabolico. Grazie, come dicevano appunto i miei predecessori, grazie a tutte queste tecniche scienziomiche, tecniche omiche, noi andiamo a studiare le diverse parti del microbiota. E che cosa ci ha insegnato questo studio? Che questo nuovo organo vero e proprio che colonizza la parte digerente nei primi anni di vita è proprio appunto un organo funzionante, che quando il sistema immunitario non è completamente sviluppato e appunto quando siamo appena nati, abbiamo questa componente variabile del genoma umano e quindi questi milioni di geni additivi sono funzionali al buon funzionamento del nostro organismo al meglio. E quindi questi geni poi saranno in base all'ambiente, alla madre, alla dieta, eccetera, eccetera, ai fratelli, agli animali, eccetera. E queste conoscenze stanno cambiando proprio la medicina moderna. Appunto siamo arrivati a questa microbiome revolution, ma abbiamo anche ottenuto cambiamenti nell'approccio clinico diagnostico terapeutico, per citare anche il professor Gasbarrini, con cui noi collaboriamo per tutta la parte dell'adulto, e quindi si possono trasferire queste conoscenze per aiutare sia i medici nella comprensione di quello che sta succedendo e quindi a loro volta aiutare il paziente in una scelta di tipo terapeutico. Per capire il perché facciamo questo, lo facciamo appunto per ottenere una medicina di precisione, quindi una medicina che sia tailor-made per ogni paziente, possibilmente quello che ci auspichiamo, e quindi di andare a capire in modo più dettagliato la diagnosi, quindi la sua eventuale prevenzione, e quindi di sviluppare nuove terapie e di creare appunto delle terapie customizzate, perché appunto siamo in presenza di uno shift del paradigma e quindi andiamo verso il paziente uno a uno, non andiamo verso le linee guida generali, ma andiamo verso lo studio di un singolo paziente. Quindi perché facciamo tutto questo appunto? Perché quello che si è visto appunto dai vostri studi anche, che le terapie molto spesso non funzionano su tutti i soggetti e il microbiota intestinale modula l'accessibilità appunto degli antibiotici o quelli che possono essere altre terapie per il paziente. E quindi quello che noi vogliamo fare, andando verso appunto la parte forse più interessante della presentazione, è quello di creare dei nuovi strumenti di diagnostica non solo molecolare, ma che siano rivoluzionari, perché questo sta cambiando tutte appunto le regole della medicina e questi disturbi che sembravano non trasmissibili potranno essere trasmessi. E questa rilevanza è sia in condizioni fisiologiche che negli stati patologici. E quindi il capire come modulare un microbiota, magari prima di un'immunoterapia o prima di una chemioterapia, determina sicuramente il successo della terapia sul paziente. E quindi, come già hanno detto, noi possiamo modulare il microbiota tramite la manipolazione, cioè con la dieta, che diciamo che è il gold standard in questo momento su cui lavorare, l'introduzione di prebiotici e di postbiotici che sono di grandissimo interesse, di antibiotici, di etnobiotici, cioè queste nuove terapie che mixano antibiotici con fitoterapici o flavonoidi, eccetera, oppure il trapianto di microbiota. Quindi tutto questo perché? Cioè noi prendiamo come base, cioè il nostro scopo appunto è questo, è quello di creare una medicina personalizzata e quindi di capire in realtà che cosa succede, perché molto spesso gli studi di microbiota determinano la creazione di una mappa, ma molto spesso cioè noi abbiamo un elenco di microrganismi, un elenco di molecole, ma non sappiamo quale sia la correlazione tra di loro.
E quindi il miglioramento e l'approfondimento delle scienze omiche, ma a sua volta di tutto quello che è la parte di data science, di bioinformatica, di intelligenza artificiale, che va a corredo e a sostegno delle scienze omiche, è assolutamente un punto chiave in questo momento dello sviluppo appunto scientifico in questo senso. Quello che avete visto prima in una diapositiva, non mi ricordo più chi l'ha proiettata, è l'uomo vitruviano. Prima l'uomo vitruviano era considerato perfetto appunto nel suo insieme, ma oggi per considerare la perfezione dobbiamo considerare durante la Macrobiome Revolution in tutti i microorganismi che cospargono il corpo umano. Ma che cosa succede? A questo punto, per studiare tutti questi distretti, tutti questi microrganismi, noi produciamo un'enorme quantità di dati, chiamati appunto Big Data, e quindi andiamo di fronte alla Macrobiome Analytics. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo delle procedure standardizzate, ma anche per ogni tipo di patologia o gruppo di patologie o appunto settore di interesse, sia delle procedure standardizzate per quello che riguarda dalla preparazione del campione proprio al processamento del campione a livello di spettrometria di massa, di metagenomica, di trascrittomica, eccetera. Però noi, una volta che noi otteniamo tutti questi dati, a un certo punto non è possibile per l'intelligenza, diciamo, umana riuscire a dipanare una matassa così enorme. E quindi dobbiamo ridurre la complessità. Riducendo la complessità, cioè andando dai big data, andiamo agli smart data. Dagli smart data andiamo ai fused data. Quindi quello che facciamo noi è andare verso il clinico, di tradurre qualcosa di letteralmente numericamente incomprensibile in qualcosa di comprensibile, perché il clinico quello che vuole sapere è che cosa devo fare. Sì, ok, ma che cosa devo fare? Quello è quello che ci dicono sempre di continuo. Quindi noi andiamo da un'analisi di network, un'analisi di correlazione alla medicina di precisione. Questo è un esempio di quello che abbiamo cominciato a fare per poi farvi vedere quello che i due studi che abbiamo fatto con Andrea Botticelli e con il professor Marchetti. Cosa abbiamo cominciato a fare? Avevamo una casistica su una malattia rara dove avevamo tantissimi dati, quindi dal big data siamo andati allo smart data. Questo per far vedere quello che si può fare a livello matematico. Abbiamo creato un modello matematico. Abbiamo visto che il nostro modello matematico riusciva a riconoscere chi era malato e chi era sano e riusciva a dirci che nel sano c'era una maggiore espressione di un certo tipo di microbo, oppure di batterio, oppure c'era la over o la downregolazione di alcuni metaboliti. Però da questo modello poi matematico abbiamo creato un modello funzionale. Un modello funzionale che, grazie ai dati che avevamo dalla letteratura, abbiamo creato un vero e proprio appunto modello funzionale su base sia del dato prodotto che su base scientifica. Questo è per farvi vedere che cosa avevamo già fatto già qualche anno fa. Poi che cosa succede? Cominciamo a collaborare appunto con il gruppo del professor Marchetti e anche con altri gruppi all'interno del Bambino in Gesù, e quindi ci interessiamo di quello che è appunto la parte dei tumori e della medicina personalizzata. Quindi dove si va? Si va verso la conoscenza sempre più approfondita di profili che possono essere in questo caso insomma metagenomici, proteomici o metabolomici dei pazienti che magari hanno lo stesso tumore ma chiaramente rispondono in modo diverso perché sono soggetti diversi, perché la cosa fondamentale di cui bisogna ricordarsi sempre è che il microbiota, qualunque esso sia, che sia intestinale, che sia polmonale, che sia quello della pelle, è altamente variabile da un soggetto all'altro. Quindi diciamo che occorrono anche casistiche alte, però come sapete sono tecnologie, sono le scienze omiche che sono molto anche lunghe e anche dispendiose, quindi non possiamo avere delle casistiche come in uno studio epidemiologico, ma abbiamo comunque casistiche che possono andare anche a centinaia di pazienti, ma vi posso dire che anche, come vedrete adesso, con pochissimi pazienti, se diciamo, la scienza omica viene adeguata, impiegata nel modo giusto, si ottengono delle mappe vere e proprie e sono diverse per malattia e malattia.
quindi appunto, come vi dicevo, si va sulla terapia personalizzata. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso 11 soggetti affetti da tumore del polmone e abbiamo sostanzialmente abbiamo fatto prima uno studio osservazionale, cioè volevamo capire cosa ci fosse di diverso tra un gruppo e l'altro. Cosa intendo per un gruppo e l'altro? Vuol dire che erano dei pazienti che erano soggetti in seconda linea a immunoterapia, a nivolumab, e noi sapevamo che questi pazienti sono stati analizzati, diciamo, a tempo zero, ma sapevamo chiaramente il percorso che avevano fatto questi pazienti. Per cui abbiamo i soggetti divisi come diciamo early progressor, quindi che purtroppo avevano una fine non buona, oppure in long responder, quindi rispondevano bene. Cosa abbiamo fatto? Prima abbiamo detto, vediamo se a livello di ecologia microbica c'era una differenza. Non c'era una differenza, almeno statisticamente significativa, che è quello che ci interessa a noi per creare poi dei modelli. Non c'era una differenza statisticamente significativa fra i gruppi early progressor e long responder. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato quindi uno studio di tipo metabolomico, attraverso analisi sia in spettrometria di massa, in questo caso cioè gas cromatografia abbinata a spettrometria di massa, sia in NMR. E abbiamo visto che anche se erano pochi pazienti, le mappe erano completamente ben divise. Cioè noi vedevamo chi era il gruppo early progressor era diviso da quello long responder. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo guardato sulla destra, come vedete, dei plottati, dei metaboliti, che sono quelli che intervengono in questa separazione di questi gruppi, ma abbiamo preso chiaramente quelli statisticamente significativi tra i due gruppi. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato questo tipo di analisi statistica e abbiamo visto che gli early progressor avevano una overespressione di triglicano 2-pentanone, mentre i long responder avevano una upregolazione di acido propionico, acido nicotinico, e qui non è riportato perché non è statisticamente significativo, ma c'era un'abbondante produzione di acido butirico in quelli long responder. E quindi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che quindi questi acidi grassi a quarta catena potevano, che caratterizzavano il metaboloma del microbiota dei long responder e che erano soggetti a immunoterapia, potevano essere ipotizzati come molecole da considerarsi come biomarcatori di risposta. Al contrario, i valori di tridecano potevano essere considerati come marcatori di non risposta, perché il tridecano, tra l'altro, era presente anche in soggetti malati con tumore al seno. Quindi diciamo che anche in classi diverse di tumore ci sono delle classi di molecole, se non la stessa molecola, che possono essere un trade union tra diverse tipologie di tumore. E quindi che cosa ci dice questo studio? Ci dice che i diversi distretti di cui abbiamo parlato prima sono in forte comunicazione tra di loro, quindi l'intestino, quindi il microbiota fecale, è in stretta comunicazione col polmone, ma questo avviene grazie a meccanismi di comunicazione cellula-cella, meccanismi che si chiamano anche di quorum sensing, cioè io produco una molecola a livello intestinale, quella molecola si produce a un certo livello e mi si accende dall'altra parte la produzione a livello polmonare di qualcos'altro. Che cosa quindi abbiamo deciso di approfondire? Abbiamo detto, ma quali sono le variabili driver che trainano le funzioni principali di questa interconnessione fra ospite e microbiota? E quindi abbiamo cercato di dare una visualizzazione diversa di questa problematica applicando un'analisi di network. Questa analisi di network è stata fatta sempre sul stesso gruppo di pazienti, ma in questo caso abbiamo utilizzato anche un gruppo di controllo. Perché abbiamo utilizzato in questo caso una network analysis? Perché, dato che il sistema è complesso, il microbiota intestinale è un sistema complesso, e quindi può essere, diciamo, le connessioni tra microbiota e ospite possono essere rappresentate tramite una relazione di network, e quindi abbiamo deciso di applicare questo tipo di modello, ma anche perché il network si utilizza comunque nei modelli matematici per comprendere dei sistemi complessi. Abbiamo utilizzato due network. Uno si chiama un network di correlazione, analisi di network di correlazione, questo VGCNA, e una analisi di network più classica al fine di capire quali fossero gli attori principali di questa relazione.
non vi spaventate da questa figura, dovete sostanzialmente portare l'attenzione al pannello A e al pannello D. Qui si vede sostanzialmente che nelle due barre orizzontali, il rosso sono i pazienti, il bianco sono i controlli, e si vede come la condizione, quindi paziente controllo, tutti i soggetti malati sono tutti raggruppati, quindi vuol dire che c'è qualcosa che caratterizza un gruppo e l'altro. Inoltre, invece, per quello che riguarda il trattamento, siccome chiaramente i controlli non sono stati trattati, nel trattamento vedete quelle barre rosse e bianche dove si vede comunque una clusterizzazione sempre dei soggetti che rispondono meglio e soggetti che rispondono peggio. Che cosa fa questa analisi sostanzialmente? Ci dice se la condizione sano malato influisce su questa differente produzione di metaboliti. E grazie a questa analisi nel pannello D vedete che ci sono tre insiemi, diciamo, dove all'interno dei quali c'è una modulazione diversa di sia di metaboliti ma anche di OTUS, quindi della parte di ecologia, perché abbiamo preso entrambe le parti, quindi ecologia e funzione, e per ogni modulo, diciamo, abbiamo delle componenti che si muovono in modo simile. Quello che è importante capire è che, ad esempio, anche in questi moduli noi poi parliamo di statisticamente, di statistiche significativamente diverse, e quindi, cioè, prendiamo magari alcune di queste variabili e non ne prendiamo altre. Comunque, ad esempio, nel modulo turchese abbiamo che intervengono sia OTUS che metaboliti in questa separazione, quindi in questa modulazione e in questa risposta all'immunoterapia. Nel modulo marrone, ad esempio, ci sono più OTUS che intervengono rispetto ai metaboliti. Ma la cosa poi che siamo andati a vedere, oltre a vedere appunto come si muovono all'interno, quindi sappiamo che c'è una upregolazione o downregolazione di OTUS o metaboliti, abbiamo applicato un altro approccio di network sostanzialmente per capire come l'importanza di questi attori all'interno. Questa è una prima analisi di scrematura, diciamo così, in cui si sono state considerate solo le variabili statisticamente significative, ne abbiamo 44 da mappe complete di più di 500 fra OTUS e metaboliti. E questa è una slide in cui nel pannello A si vede la distribuzione di OTUS e quindi di batteri e di metaboliti in questo spazio, cioè quali sono, come si relazionano tra loro. Nel pannello B invece noi abbiamo la formazione di comunità, cioè cominciamo a vedere che quelle dello stesso colore, diciamo che sono più simili, hanno andamenti simili. Nel pannello C invece noi vediamo la centralità e il degree, cioè la centralità vuol dire quante più connessioni il mio OTUS, il mio metabolita riesce a fare e quanto più riesce a fare quante più connessioni e quanti più nodi riesce ad agganciare lontani da se stesso. Quindi per, diciamo, arrivare alla conclusione, che cosa abbiamo visto da queste mappe che sembrano così incomprensibili? Abbiamo visto che nella network analysis gli indoli, quindi classi indoli e i suoi derivati, le aldee degli alcoli, possono avere un ruolo fondamentale nella segnalazione di questo network e quindi nella funzionalità del microbiota. Inoltre abbiamo visto che gli acidi grassi che già avevamo visto in precedenza ritornano anche in questo caso e si vede che sono più alti nel soggetto sano, ma anche in questo caso, per riprendere poi anche il discorso di prima, dove abbiamo visto che specialmente H. malta pulcinifera era più alta nei soggetti sani rispetto ai pazienti malati. Quindi in questo caso, come diceva la dottoressa prima di me, magari nel futuro pensare anche dei trial in cui inserire Akkermansia pulcinifera magari prima di effettuare un'immunoterapia. Questo mi viene da dirlo adesso, appunto. E quindi si vede come diciamo questi legami, queste interazioni
ci danno un'indicazione su quali di questi biomarcatori possono essere centrali, su quali bisogna magari focalizzarsi per poi prendere decisioni future. Quindi come si può muovere in questa, nella medicina personalizzata, nell'immunoterapia, sapete sicuramente anche meglio di me, quindi diciamo fare anche un'anamnesi precedente prima del paziente e quindi decidere una modulazione preventiva prima di una terapia con la dieta, con l'uso di probiotici o addirittura di del trapianto di microbiota. E diciamo che quello che appunto nell'ambito fino ad ora nell'ambito appunto di cancer si muoveva appunto nel fare attenzione al tipo di tumore, invece adesso si fa attenzione al tipo di sistema immunitario e delle tante interconnessioni che possono anche può avere appunto la regolazione del sistema immunitario con tutto il corredo che può essere appunto quello della microbiota. E quindi questo, come dicevo prima, al fine sempre di creare una tailored medicine paziente per paziente. Poi ho ripreso anch'io questa foto di Vogue del 2020 perché è molto esplicativa su quello che serve per appunto fare una medicina personalizzata, quindi tutto quello che ho detto prima, quindi ricerca di biomarcatori, capire come si muovono all'interno della rete e fare una modulazione quindi del paziente, modulazione del microbiota e ottenere quindi le terapie personalizzate. E poi per finire la cosa importante che dico sempre io, che va bene il talento, va bene, ma il lavoro di team è la cosa fondamentale, perché per ottenere questi risultati noi abbiamo una interconnessione costante con tutto quello che sono, a parte i colleghi, ma anche tutta la parte della bioinformatica, tutta la parte della clinica. Questa interconnessione avviene in modo costante, perché altrimenti i campionati non si possono vincere. Io vi ringrazio dell'attenzione e ringrazio tutte le persone che hanno collaborato a questi studi in particolare. Grazie. Grazie dottoressa Vernocchi. E a questo punto abbiamo una serie di domande. La prima era per Lisa De Rosa. Potrebbe essere rilevante il tempo tra l'ultimo trattamento chemioterapico con inibitori di tirosinochinasi a seconda della patologia e l'inizio della successiva immunoterapia in termini di possibili modificazioni del microbiota? Chiedo alla regia se ci dà i relatori invece che la condivisione dello schermo. Allora, ne approfitto per salutare il dottor Buti. Conosco questa domanda. Allora, praticamente nello studio... Ha riconosciuto il collega della domanda. Ovvio. No. Nel nostro studio, nel tumore del rene, effettivamente avevamo analizzato il contenuto fecale di pazienti che avevano ricevuto dei TKI prima di ricevere l'immunoterapia verso dei volontari sani, perché non avevamo all'epoca dei dati in prima linea nei pazienti con tumore del rene. Avevamo notato che effettivamente l'assunzione di determinati tipi di TKI, confermata poi anche in modelli murini, era capace di shiftare il microbiota in un senso favorevole, aumentando, diciamo, quelli che sono i batteri che abbiamo definito immunogenici. Ora, siccome non avevamo fatto però una considerazione temporale all'epoca, perché tutti i malati venivano da un'assunzione di TKI recente, quindi un'interruzione di almeno al massimo 2-3 mesi, non di più. Se vogliamo pensare al microbiota come resiliente e a quello che ho detto anche dal punto di vista del co-trattamento con gli antibiotici, mi lascia pensare che il tempo di interruzione
può incidere sulla composizione del microbiota stesso. Quindi sarebbe un'analisi effettivamente da poter fare nell'ambito di altri trial un pochino più ricchi in numerosità di pazienti, visto che il nostro era soltanto composto di una sessantina. Grazie, dottoressa. Pregherei la dottoressa Vernocchi di interrompere la condivisione dello schermo. Così siamo tutti in linea. Io non lo vedevo più. Ah, però noi lo vediamo ancora. Allora la regia, okay. Cortesemente. Adesso? Okay, perfetto. E non vedevo più nulla io. Appunto, siamo a posto. Dottoressa Vernocchi, invece c'è una domanda per lei sulla se esistono dati sul microbiota in gemelli omozigoti che possano almeno quantificare la parte meno variabile, cioè non dipendente dall'ambiente, del microbiota. Se ci sono dati quindi su gemelli omozigoti circa la parte di ecologia? No, su gemelli omozigoti, sulla omogeneità o similarità anche del microbiota. Sì, in realtà questi sono appunto degli studi che sono un po' puntiformi, appunto, perché è difficile appunto ottenere una casistica molto ampia. Però da quello che si vede sono più simili, diciamo così, i gemelli fra di loro piuttosto che fra altre coppie di gemelli, perché molto lì incide sull'alimentazione, quindi l'ambiente familiare. Anche in questo caso è l'ambiente che influisce indipendentemente dal fatto che siano appunto omozigoti. Grazie. Perché io faccio solo, solo un esempio di alcuni bambini celiaci che però mostravano un microbiota più simile al fratello, perché appunto vivendo nello stesso contesto, piuttosto che una similarità verso i bambini celiaci che vivevano in altri contesti. Quindi l'ambiente influisce decisamente tanto. Posso aggiungere? A questo proposito, io dico sempre che i nostri genitori non è vero che ci hanno dato ciascuno una parte del nostro corredo genomico, ma la madre ci ha dato molto di più, perché probabilmente ci regala l'imprinting iniziale del microbiota. E in questo tema della resilienza e delle modificazioni ambientali, il microbiota di partenza, che presumo sarà quello solo della madre, perché non credo che il padre contribuisca in nulla a questa parte nella prima fase di vita del neonato, avete valutato se c'è una certa resilienza del microbiota nel rimanere simile a quello della madre, oppure c'è una tendenza a variare con gli stimoli dell'ambiente? Cioè, in una parola, da un punto di vista clinico, se la madre sta bene, devo stare relativamente sereno, che c'è un buon microbiota, perché tanto l'ambiente non ce la farà a modificarlo, o il fatto di prendere tanti cibi conservati, tanti cibi con sterilizzanti, che fanno benissimo al cibo, ma molto meno al nostro microbiota, non ci modificano sostanzialmente e in maniera non reversibile il microbiota? Sì, allora noi quello che abbiamo visto anche su uno studio di appunto bambinetti appunto appena nati, si vede che il tempo, quindi la crescita, modifica il microbiota. Quindi la crescita vuol dire il cambio di tipo di alimentazione, il tipo di latte che ha la mamma, i microrganismi presenti nel latte della mamma. Diciamo che magari all'inizio nascono bene, con un buon microbiota, se la madre appunto sta bene, se non ci sono state, diciamo, problematiche a livello insomma di nascita. Però poi comunque col tempo i primi mesi di vita sono fondamentali, e lì è sempre comunque l'ambiente, quindi se poi un bambino è alimentato al seno, se prende comunque latte artificiale, se sono presenti altre persone comunque nella famiglia, se la mamma è stressata e il microbiota del bambino se lo allatta, anche lui si modifica. Diciamo che il fatto che la mamma stia bene è un grande punto di partenza, che poi mantenga anche una buona, diciamo, cura del bambino nel crescere, quindi c'è, cioè,
un'alimentazione, un ambiente sano sicuramente importante. E il tipo di parto tra naturale e cesareo interferisce? Sì, perché il parto naturale, appunto, ci sono la gran parte dei microrganismi della madre che vengono passati al bambino, mentre il parto cesareo sono i microrganismi magari dell'ambiente o appunto presenti sulle superfici. E quindi diciamo che il bambino nato a parto cesareo dovrebbe essere quello un pochino più svantaggiato di partenza, però noi abbiamo visto che veramente poi è il corso dei mesi successivi che fa la differenza. Grazie. Una domanda prima di dare la parola al dottor Pedersoli. Certo. Che attualmente ci sono degli studi randomizzati nei bambini sottoposti a parto cesareo, e li randomizzano veramente a essere imbibiti del microbiota vaginale della madre o viceversa non imbibiti di questo microbiota vaginale, perché sembra che potrebbe aiutare, in quanto i bambini che hanno un parto cesareo sembra avere una minor diversità di microbiota intestinale. Grazie. Poi c'è una domanda per il dottor Botticelli sul ruolo del microbiota polmonare nella risposta all'immunoterapia nei pazienti con neoplasia polmonare, ovviamente. In realtà, purtroppo, ancora da questo punto di vista, i dati sono piuttosto limitati. Quello che sicuramente sappiamo è che, ovviamente, i tumori non sono ormai più considerati come degli organi sterili. Esiste un microbioma a livello polmonare, questo ovviamente porta con sé il fatto che una disbiosi a livello polmonare sappiamo essere associata a un aumentato rischio di alcuni tipi di neoplasie. Quello che sappiamo è che ci ha fatto vedere Lisa che il trattamento con antibiotici di fatto impatta su quella che è la risposta all'immunoterapia. Esiste un sistema immunitario a livello del tessuto polmonare, quindi in realtà è ragionevole pensare che anche quello che è il microbiota a livello polmonare possa avere un impatto. Ovviamente questo porta poi da sé quella che è la domanda dopo, ovvero come studiamo il microbiota a livello polmonare, cioè ci basterà lo sputo oppure avremo bisogno del broncolavaggio. Quindi ovviamente anche in questo senso... Il dottor Pedersoli vuole fare lei la domanda successiva per la dottoressa Vernocchi? Sì, molto volentieri. E un nostro amico collegato ci chiede se ci sono dati oggi relativi su modifiche del microbiota apportati da altre tipologie di farmaci utilizzati in oncologia come gli anti-EGFR o antiangiogenici in pazienti con tumore del colon retto metastatico o comunque in altri setting, nel senso, quindi al di là dell'immunoterapia, del link stretto immunoterapia microbiota che abbiamo volente o nolente iniziato a conoscere tutti, ci sono anche link con altre classi di trattamenti oncologici. Allora, adesso non so se sono proprio questi che appunto mi ha citato, per appunto quello che mi ricordo, altri trattamenti con antibiotici si vede che fanno una sorta di una diminuzione del numero poi di microrganismi presenti, numero nel senso anche proprio delle minor differenza di specie, quindi vuol dire che ci sono cominciano ad esserci poche specie presenti, quindi questo cosa vuol dire? Che anche quindi il nostro sistema immunitario comincia ad avere problemi, perché comincia a non funzionare bene, perché non essendoci tutto il corredo dei microrganismi a livello intestinale, anche quindi la loro attività nella stimolare il sistema immunitario viene a meno. Quindi sicuramente, cioè, non so appunto se sono questi che mi ha citato lei, però molti altri antibiotici o comunque trattamenti che si fanno in chemioterapia determinano questa minore variabilità a livello del microbiota intestinale, quindi variabilità di specie presenti. Ad esempio, questo si verifica anche con antibiotici come il metronidazolo, che determina quasi una terra bruciata, come si dice, per cui espone il soggetto a
a tutt'altre infezioni possibili, ecco. Una domanda che viene e in passato abbiamo rivolto più volte, anzi due, così le faccio, poi mi risponderete chi ritiene di potermi dare una risposta migliore. Ci sono due temi sui quali sono molto, ai quali sono molto legato e per i quali ancora non ho trovato modalità specifiche di indagine o valutazione, diciamo, nei dati di letteratura. La prima riguarda il tema del danno dei microvilli e quindi del danno epiteliale a livello dell'apparato digerente, per lo più tenue, indotto da modificazioni del microbiota che alterando la rappresentando per la cellula, per l'enterocita, uno stimolo tossico, chiaramente determinano come prima reazione la riduzione dei microvilli e quindi una riduzione della superficie d'assorbimento enorme. Oltretutto questo determina anche un silenziamento epigenetico di molti trasportatori proprio per evitare che eventuali sostanze tossiche all'interno dell'apparato digerente vengano poi assorbite a livello plasmatico. A livello di se in quel momento il paziente sta assumendo farmaci attivi per OS, c'è una concentrazione enorme a livello enterocitario con una apoptosi degli enterociti e in genere la diarrea, che è uno dei meccanismi, diciamo, putativamente, secondo me, più verosimili dal punto di vista delle molte tossicità che abbiamo con molti farmaci a bersaglio molecolare, ma che non è stata molto dimostrata. E quindi la domanda è vero che una modificazione della microbiota tenuale è in grado di modificare l'espressione dei microvilli e quindi l'assorbimento e le interferenze con i trasportatori? E l'altro aspetto sul quale continuiamo a discutere da tanto tempo è se siamo poi così convinti, vista la presenza di differenze del microbiota a livello cutaneo, del sulco retroauricolare, di alcune altre parti del corpo rispetto a quello orale, respiratorio o intestinale, sia così ancora mirata lo studio del microbiota fecale rispetto a quello del tenue, che sarebbe complesso forse da raccogliere, ma almeno con un idrocolon, quello delle parti più alte del colon, dove forse i fenomeni fermentativi e di stasi fecale potrebbero darci un quadro più veritiero di quello che sta succedendo a quel livello. E se questo è il nostro obiettivo, anziché pensare al trapianto di feci che noi avevamo proposto al professor Gasbardini 4 anni fa, senza riuscire a portare avanti questo studio, purtroppo la dottoressa Vernocchi lo ricorderà, ne avevamo parlato anche con la dottoressa Putignani, se non pensiamo, viste anche gli eventi avversi che ci sono recentemente stati in pazienti con colite ulcerosa che hanno avuto episodi infettivi trasmessi da donatori, anche in alcuni casi fatali, se non siamo giunti al momento, proprio grazie agli studi di metametabolomica, di arrivare a capire come arricchire o modificare il microbiota attraverso un'implementazione selettiva di ceppi che possano rimodulare il percorso. Ovviamente non sto parlando né di antibiotici né necessariamente di un'assunzione orale, ma ad esempio anche quella dell'assunzione per via di sonde endorettali profonde. Quindi, diciamo, questi due aspetti mi sembra che si colleghino molto, da un lato con quegli aspetti apparentemente inspiegabili di alcune tossicità gastroenteriche dei farmaci a bersaglio molecolare, e dall'altra parte invece la possibilità di superare lo studio del microbiota fecale attraverso un'altra modalità e poi con una risposta terapeutica che non è solo il trapianto di feci. Posso provare a rispondere alla prima parte anche?
per quanto riguarda l'atrofia dei villi e c'è un microbiota migliore che potrebbe essere quello tenuale ileale, posso dire che noi stiamo facendo uno studio veramente a livello atrofia villare, a livello ileale, perché abbiamo visto, ed era una cosa che è già stata pubblicata molti, molti anni fa, quasi 30 anni fa, che c'è una sempre per studiare il tumore, che c'è una sorta di come atrofia a livello ileale che è stata riscontrata in autopsie di persone che avevano il cancro. E quindi a partire da questi dati molto diversi anni fa abbiamo potuto pensare che il tumore potesse dare una sorta di temporanea alterazione villare, cosa che stiamo riscontrando a livello di modelli murini, nel senso che c'è una sorta di ileopatia associata al tumore, che è temporanea, transitoria e che è poi accompagnata da una disbiosi che potrebbe essere poi quella che noi riscontriamo e che può portare allo sviluppo del tumore. Più che a livello del tenue, è appunto a livello dell'ileo che potrebbe essere interessante andare ad analizzare, ed è per questo che un altro paper che ha fatto Laurence, soprattutto nel tumore del colon, dimostrava come per la risposta all'oxaliplatino in realtà ci doveva essere una sorta di apoptosi a livello ileale che aiutava veramente alla risposta alla immunoterapia dal tumore del colon, quindi più che altro a livello ileale, ma ovviamente andare a analizzare il microbiota a questo livello è molto più difficile, anche andare a fare delle biopsie a livello ileale non è molto etico, quindi penso che proseguire su questo campo è un pochino più difficile, se non appunto nel tumore del colon e non negli altri tipi di tumore. L'altra cosa era sul microbioma, altri tipi di microbiota da analizzare, non microbiota fecale, ma microbiota... Microbiota salivare, vaginale, eccetera, eccetera. Allora, nel grande clinico... No, non tanto quelli quanto quello, diciamo, della parte più sovrastante del colon, dove il transito del materiale interale è più semplice, quindi diciamo mettendo una sonda che arrivi a livello del discendente, cioè senza fare cose particolarmente indaginose o invasive, perché io temo che nella parte finale del retto ci siano poi talmente tanti fenomeni fermentativi che possono alterare in maniera significativa, tanto che in alcune esperienze in cui è stato confrontato il microbiota fecale con quello diciamo della parte del colon trasverso discendente, poi si sono viste differenze significative nella composizione, se certo, non nella meta metabolomica. Quindi mi chiedevo, una volta ho posto questa domanda ad un collega negli Stati Uniti e mi ha detto: lei ha perfettamente ragione, però siccome tutti i dati sono sul microbiota fecale continuiamo così, il che non mi sembra una grande idea scientifica. No, non è una grande risposta, però noi abbiamo analizzato il contenuto digiunale molto alto nei topi e abbiamo analizzato le feci, abbiamo cercato di fare le stesse cose per vedere se era più alto e basso. Veramente il topo non è l'umano, quindi sicuramente è diverso, però non c'era questa grossa correlazione, quindi siamo rimasti sull'analisi veramente proprio fecale. E a livello, diciamo, di studio a livello umano non è tanto, abbiamo tutti i dati a livello fecale, ma è che è molto difficile veramente andare a analizzare questo tratto. Quello che però è importante, come diceva, alcuni portano avanti questa idea dell'idrocolon, cioè facendo un lavaggio della parte, questo terminale, è fondamentale soprattutto per quello che si diceva la fecal microtransplantation, perché la fecal microtransplantation può essere fatta per via endoscopica e per via
tramite delle compresse attualmente, ma quello che sembra essere più efficace è veramente prima andare per via endoscopica dopo aver fatto un lavaggio di pulizia a livello intestinale, perché i batteri si posano veramente sulle pareti, certo, intestinali. Quindi prima ci vuole questo lavaggio, eventualmente ci vuole una prima fecal microbiome transplantation per via endorettale e poi successivamente si può passare alle compresse per fare un'ottima fecal microbiome transplantation a diversi time point. Questa sarebbe la soluzione migliore. Grazie. Grazie. Un'ultima domanda che ci pongono i nostri amici in ascolto riguarda il microbiota: se esistono differenze nel microbiota sulla base dello stato menopausale, quindi riguarda le donne, e se quindi questo può avere un ruolo nell'influenza alla risposta in terapia endocrina, ad esempio nel trattamento del carcinoma mammario. Andrea, visto che hai fatto questo riferimento all'inizio, a quello che è stato chiamato anche l'estroboloma, possono sembrare in un primo momento due mondi molto diversi, quello che è il tumore della mammella e poi il microbiota intestinale. In realtà, come abbiamo visto, i batteri sono strettamente coinvolti in quello che è il metabolismo degli estrogeni. Quello che sappiamo oggi è che esiste in relazione a determinati profili di estroboloma un aumentato rischio di tumore della mammella in post-menopausa. Questo ancora non è stato visto in premenopausa. In realtà l'efficacia dell'ormonoterapia in relazione al profilo di microbiota è quello che stiamo studiando noi, non solo nell'ormonoterapia, diciamo come monoterapia, ma anche in associazione a tutti quelli che sono i CDK4/6 inibitori, perché quello che si diceva prima in relazione alla terapia target è vero, perché se tanto si sta facendo per la caratterizzazione del microbiota per quanto riguarda l'immunoterapia, per tutte quelle che sono le terapie a bersaglio molecolare siamo ancora un pochino indietro, e per alcune in realtà già sappiamo che il metabolismo e la ricircolazione enteroepatica è particolarmente rilevante nel loro metabolismo, e quindi perché non pensare allo studio del microbiota per spiegarci le tossicità piuttosto che l'efficacia? Faccio solo un'aggiunta a quello che ha detto Andrea. Allora, per quello che ci riguarda non abbiamo ancora fatto studi su donne in menopausa, ma di microbiota, ma di proteomica sì, cioè quindi proteomica a livello di vescicoli, quindi comunque sangue circolante, c'è differenza nel proteoma di una persona sana e di una persona osteopenica o osteoporotica. Quindi probabilmente, visto che comunque il microbiota è legato a quello che può essere anche il tessuto osseo, quindi ci sono diversi articoli che parlano della sua influenza, suppongo che ci sia anche una differenza di composizione e di funzionalità anche fra le donne in menopausa. Sicuramente magari, adesso non lo so se è vero, però molte donne appunto in menopausa che magari sentono appunto anche una maggior depressione, evidentemente hanno una minor presenza di microrganismi che possono essere produrre, che ne so, triptofano o altre molecole che sono precursori di serotonina, ecco, quindi è realmente possibile la differenza tra menopausa e soggetto sano, insomma sano, non in menopausa. Beh, adesso lei mi ha scatenato una domanda impossibile, perché ha parlato di triptofano. Noi abbiamo dimostrato che un'alterazione del rapporto chinurinina e triptofano è predittivo di resistenza all'immunoterapia. I primi lavori che abbiamo pubblicato, i referi ci dicevano che non sempre AIDO è importante. Noi abbiamo risposto che, parlando di alterazione del rapporto chinurinina e triptofano, non stavamo parlando solo di AIDO, perché forse AIDO era una piccolissima parte di tutto questo, ma di quelle alterazioni, tra cui il microbioma, che potevano indurre una variazione del rapporto chinurinina e triptofano e quindi indurre meccanismi di resistenza all'immunoterapia. Quindi sono assolutamente d'accordo con lei che questo è un campo in cui la contaminazione dei saperi da ambiti diversi è fondamentale per riuscire a non rimanere abbagliati e focalizzati su un enzima quando dobbiamo guardare non solamente il dito ma la luna. Esatto. Se ci sono altre domande, non ce ne sono altre.
Dottor Pederzoli vuole... Volevo solo agganciarmi un attimo a quello che stava dicendo lei sul ruolo della contaminazione scientifica dei vari ruoli e su come oggigiorno l'oncologo sia ancora più verso il centro di questa contaminazione, poiché si ritrova davanti il paziente una pletora di possibilità oggi in trial o prescrivibili di possibilità terapeutiche e diversi report da riuscire a leggere, il report del microbiota, il report della omica sequenziale tradizionale di biologia molecolare, il report magari di una metabolomica o altro, e il ruolo dell'oncologo, e poi lascio giusto una veloce reply ai nostri panelist su questa cosa, diventerà sempre più centrale quella dell'interpretazione, l'integrazione di questi vari saperi e la guida, insomma, della ricerca scientifica e della cura del paziente stesso. E di questo dobbiamo ringraziare il nostro presidente Beretta, che chiaramente avendo spinto molto su questi mercoledì dell'oncologia, ci ha offerto questa straordinaria opportunità di confrontarci con capitoli a volte apparentemente lontani dalla nostra pratica clinica, ma che non lo sono poi così tanto, perché il numero dei partecipanti è sicuramente rilevante, anche vista l'ora tarda, e quindi io direi che possiamo ringraziare tutti, ringraziamo i nostri relatori che hanno veramente formulato ed effettuato delle presentazioni di straordinario rilievo, ringrazio tutti i partecipanti che sono rimasti con noi credendo nella iniziativa dei mercoledì dell'IOM. Ringrazio il dottor Pederzoli, ringrazio la dottoressa Vernocchi, la dottoressa De Rosa, ringrazio Andrea Botticelli per tutto quello che fa in questo e negli altri settori della medicina di precisione, e vi invito al prossimo mercoledì della oncologia. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie a tutti, grazie a voi. Grazie. Un saluto da IOM Giovani.